un momento concreto, vero, di opportunità. E prima di concludere i lavori, il presidente Lorenzini voleva ovviamente, a nome dell'IA, per conto del World Halal Food Council, porre i suoi saluti. Prego, presidente. Bismillahirrahmanirrahim. Alla città di Roma porgo il mio affettuoso e caro saluto al primo cittadino di Roma che ha consentito questo importantissimo evento che non solo segnerà una svolta per la capitale Roma, ma l'auspicio è che sia un importante inizio per tutta l'Italia. Molte grazie a tutte le delegazioni diplomatiche che qui sono presenti, molte grazie a tutti i membri del World Halal Food Council che sono qui presenti, che hanno attraversato mari e monti venendo dall'Australia, passando per la Malesia e l'Indonesia e fino ad arrivare al Brasile e gli Stati Uniti. Molte delegazioni europee, molti cari amici e fratelli, vi ringrazio per essere qui perché tutti voi state dando un importante contributo affinché un importante sogno possa diventare realtà. Qui lo lancio e qui posso essere anche garante, qualora mi fosse data la possibilità, di portare l'Italia a uscire dalla crisi economica in 18 mesi. Sono disposto a sottoscrivere un accordo con l'Italia e con gli italiani che con il halal e con il halal market globale fatto per bene, non solo nel food ma anche nel mercato non food, fare uscire l'Italia dalla crisi economica in 18 mesi. Ma questo potrà solo avvenire se tutti quanti noi diamo un contributo, ci uniamo intorno a un unico progetto, che è quello di far diventare l'Italia il primo halal hub d'Europa. Aiutiamo anche gli altri paesi d'Europa, i cui vicini, Germania, Belgio, Olanda, uniamo le forze perché solo così insieme possiamo fare grandi cose. Saluto e ringrazio le tante aziende che sono qui con noi, molte non sono ancora certificate, sono interessate a entrare in questo mondo importante, altrettante aziende sono già certificate e sono pronte a entrare a pieno titolo in questo mondo importante, il mondo halal. Li ringrazio di cuore per il loro sforzo che stanno facendo. L'Italia è fatta da un tessuto produttivo particolare, forse unico al mondo, è basata sulle piccole e medie imprese e quindi potete immaginare quanto sforzo una piccola e media impresa debba fare per raggiungere mercati importanti internazionali. Solo di strada per raggiungere Malesia, Indonesia, Filippine, Giappone o Cina ci vogliono probabilmente un giorno intero di viaggio e quindi immaginiamo quanto sforzo stanno spendendo per conoscere le culture del mondo islamico, perché non si tratta di un'unica cultura ma si tratta di un grugiuolo di culture eterogenee e variopinte, ma per questo sono belle. E quindi ringrazio, appoggio, sostengo con tutta la mia forza, la forza della Halal International Authority. Mi auguro, sono sicuro che con tutta la forza del World Halal Food Council, che farà di tutto perché le aziende italiane, le piccole, medie e anche grandi, possono raggiungere il mercato halal globale. Ringrazio infine Obama che è stato con noi a Roma. Che forse se ne è accorto dell'importanza del mercato halal globale.
A parte gli scherzi, spendo giusto un altro minuto per riassumere ciò che oggi è avvenuto. Una novità del suo genere, ma non deve rimanere una semplice novità. Non è altro che il trampolino di lancio del sistema halal in Italia, perché il halal, come i miei colleghi mi hanno preceduto, è un mercato integrato, non può raggiungere il successo se non integrandosi dalla, come si usa dire, dalla terra a tavola, e quindi se non unendo tutti gli operatori di tutte le filiere, dalla materia prima, passando per la logistica e trasporti, per finire tutte le catene distributive e i punti vendita, tutte le associazioni di categorie, le istituzioni e i rappresentanti politici, economici e culturali. Solo unendo le forze si può raggiungere un mercato integrato che può far uscire dalla crisi e può far cambiare la vita a tante persone per generazioni future. Il mercato halal è un mercato sostenibile nel tempo, non si tratta di una commessa e quindi un affare che si conclude, ma si tratta di una popolazione che è il quarto del mondo, che è destinata a essere ancora maggiore, cresce del 6-7% annuo. Questo è l'esempio di ciò che sta avvenendo in Italia. Piccole realtà italiane che stanno emergendo, ma noi sappiamo cosa significa l'Italia in termini di eccellenza, e quindi non saranno piccole per tanto. Il primo portale di vendita del dettaglio di prodotti halal made in Italy. Qui abbiamo piccole, grandi aziende. Vi ringrazio tutti e sicuramente arrivederci a molto presto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Presidente, aspetti. Presidente, la giornata di oggi possiamo dire che è storica per il mondo halal globale. Quali sono le premesse che possono davvero nascere tra l'Italia e il mondo in termini halal? Hai detto bene, è una giornata storica per il mondo, perché per la prima volta tutti gli operatori del settore halal globale si riadunano intorno allo stesso tavolo. Dalla domanda, cioè le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, all'offerta, ovvero tutti gli operatori economici, aziende, associazioni di categorie, piuttosto che istituzioni italiane e estere, ci fa molto piacere che siano presenti anche le istituzioni italiane, nonché molta diplomazia del mondo islamico e non islamico. Il mondo halal globale è molto importante, è anche unico per quanto riguarda l'Italia, e per la prima volta che si raduna il quartier generale del World Halal Food Council, consiglio internazionale di tutte le agenzie governative e non governative che comandano e controllano e regolano il mercato halal globale, grazie all'Italia che ci ha ospitato qui oggi. È un mercato in continua crescita, quali sono i numeri? I numeri parlano chiaro, parliamo di un quarto della popolazione mondiale, parliamo di 2 miliardi di consumatori nel mondo che cercano il prodotto halal certificato in maniera riconosciuta e autentica. Un mercato che muove più di 3.000 miliardi di euro all'anno. È un mercato che riguarda più di 57 paesi di maggioranza islamica, riconosciuti come stati islamici dell'OIC, ma non solo, la popolazione islamica è presente praticamente in tutto il mondo. Nel mercato occidentale ci sono più di 38 milioni di consumatori halal, e nella sola Europa più di 12 milioni di consumatori halal nella sola Stati Uniti. È un mercato molto importante, soprattutto sostenibile nel tempo, perché non si tratta di una commessa di lavoro, ma si tratta di entrare nel mercato e rimanerci, fare posti di lavoro e dare futuro alle nuove generazioni.